Minuetto di Johann Sebastian Bach. Siamo alla pagina 51 del nostro secondo fascicolo di Aaron. Allora, dobbiamo dire due cose prima di iniziare. Intanto, Bach ha scritto molti minuetti, ma questo è sicuramente quello più famoso di tutti. Basta suonare il primo rigo, ascoltare un attimo la melodia per capire quanto sia conosciuto questo brano. Quindi, un brano molto famoso. Altra cosa, noi abbiamo nel nostro fascicolo 16 battute. Soltanto quindi la prima parte, perché in realtà questo minuetto completo è composto da 32 battute, come in questo caso. Penso proprio che Aaron abbia deciso di mettere nel suo libro soltanto la prima parte, soltanto le prime 16 battute, perché la seconda parte è un po' più difficile. Ci sono delle parti più complesse, più complicate, quindi per non inserire appunto troppe difficoltà, e in questo libro ha preferito inserire solo la prima metà, dove ci sono delle difficoltà, ma tutto sommato non eccessive. Quindi, detto questo, cosa devo guardare, a cosa devo stare attento prima di iniziare a suonare? Intanto, come ho già visto poco fa mentre suonavo questa melodia, io ho suonato il Fa diesis. Infatti, vedo che qua all'inizio del pentagramma c'è il diesis e quindi so già automaticamente che dovunque si trovi sulla tastiera, per la destra o per la sinistra, se io trovo un Fa, devo suonarlo sul tasto nero anziché sul tasto bianco. Vado avanti. Ho già suonato il primo rigo, le prime quattro battute della mano destra. E ora suono il secondo rigo, quindi altre quattro battute, sempre con la destra, da sola. Bene, io vedo questo passaggio del dito indice che scavalca il pollice per andare a suonare questo Fa diesis, che è quello che viene suggerito anche dal libro. E in effetti è un suggerimento buono, perché subito dopo il Fa diesis la mano deve continuare a suonare delle note che stanno in questa zona, quindi non mi conviene spostare la mano. Il modo più sicuro, più semplice per suonare questo tasto nero senza muovere la mano è di scavalcare per un istante con l'indice il pollice. Quindi risuono nuovamente questo secondo rigo. Fatto un momento al rallentatore perché fosse più chiaro. Ascoltando questi due righi, viene un po' in mente una cosa. È come se le prime quattro battute proponessero una specie di domanda, una domanda musicale, una frase che rimane un po' in sospeso. Questa prima domanda, il secondo rigo cerca di dare una risposta, sempre una risposta in senso musicale. Bene, è in effetti una frase di risposta alla prima, ma anche in questo caso, anche questa risposta rimane con un senso musicale un po' sospeso, non è proprio conclusiva, non mi dà l'idea che sia un finale. In effetti non lo è, perché noi abbiamo altre battute dopo. Abbiamo nel terzo rigo la ripetizione esatta del primo. Per quello che riguarda la mano destra, il terzo e il primo rigo sono perfettamente uguali. Quindi è un po' come se ci fosse stata una prima domanda e una risposta, ma non sufficiente. Quindi la domanda viene ripetuta.
ripetuta proprio uguale a come è stata fatta nel primo rigo. E finalmente nel quarto rigo arriva una risposta che sì, è quella definitiva e dà il senso della conclusione e del finale. Io qui, nelle ultime note, ho nuovamente il mio dito indice che scavalca un attimo il pollice per suonare il fa diesis. Mi viene indicato qui dalla diteggiatura che è molto chiara. E quindi, suonando di seguito il terzo e il quarto rigo, io sento come questa domanda che viene posta per la seconda volta trova finalmente una risposta conclusiva. Ora sì che si tratta di una risposta musicalmente conclusiva. In tutto questo, la mano sinistra cosa deve fare? La mano sinistra ha soltanto un compito di accompagnamento, ha poche note, ha soltanto un fa diesis che troviamo qui nel quarto rigo, per tutto il resto suona sempre sui tasti bianchi. Ci sono in un paio di occasioni due salti che la mano deve fare, oppure non proprio salti, ma situazioni nelle quali la mano si deve aprire molto. Qua, per passare da un re alto a un re basso, dal re che sta accanto al do centrale al re che sta un'ottava più in basso. Quindi, semplicemente, devo aprire la mia mano abbastanza perché la distanza fra questi due tasti è grande. E vedendo che subito dopo io devo suonare il do centrale, a questo punto non richiuderò immediatamente la mano, perché re, re, do, quindi mi conviene tenere la mano aperta anche mentre sto suonando questo re, perché il pollice subito dopo dovrà suonare una nota molto vicina a quella dove si trovava. Quindi se io dovessi fare re, re e chiudere la mano, dovrei nuovamente riaprirla e ritrovare il tasto giusto, quindi sarebbe un po' più rischioso, semplicemente. Per il resto basta semplicemente leggere le note con attenzione e non ci sono grosse difficoltà. Suono i primi due righi della mano sinistra e conto ad alta voce, visto che sono note abbastanza lunghe, sono tutte note, quasi tutte che contano fino a 3, conto ad alta voce per essere più preciso e per far capire bene in che punto mi trovo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Erano i primi due righi. Andando avanti, noi abbiamo visto che il terzo e il primo rigo per la destra sono perfettamente uguali. Per la sinistra non proprio, ci sono delle piccole differenze. All'inizio noi abbiamo due note, sol e si, mentre qua abbiamo soltanto il si. In questa battuta abbiamo solo un si, mentre nel terzo rigo abbiamo sol, si, sol. Infine, nella quarta battuta, di nuovo abbiamo soltanto un si, mentre qui abbiamo si, do, si, la, sol. Per cui qualche nota in più, però basta semplicemente seguire con attenzione quello che c'è scritto e non rappresentano comunque una difficoltà. Nel quarto rigo ritrovo nuovamente questo salto, questa distanza così grande fra due note, come avevo trovato nel secondo rigo. Per passare dal re accanto al do centrale al re che sta un'ottava più in basso. E questa piccola soluzione, questa diteggiatura che mi viene scritta, che è effettivamente la soluzione più comoda. Per fare un salto così grande, l'unica possibilità è che io metta qua su questo re il pollice. E questa diteggiatura mi permette appunto di fare questa cosa. Il si con il pollice, il do con l'indice e poi di nuovo il pollice sul re.
Quindi, suonando tutto questo quarto rigo con il suo fa diesis e con questo piccolo gioco di diteggiatura che c'è qua, il risultato è questo. A questo punto, con le due mani insieme, tutto il brano dall'inizio alla fine.